del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Diamo inizio in questa vigilia della nascita di Maria, nostra Madre, al servizio religioso, liturgico, in questo nuovo anno. E vogliamo chiedere al Signore la sua benedizione, perché sia un anno pieno di grazie di Dio, che viene inaugurato proprio nel nome di Maria, nostra Madre. E chiediamo in questo giorno il dolore dei nostri peccati, perché è dalla penitenza che dobbiamo ripartire una volta che siamo rinnovati nello Spirito. Quando Pietro, subito dopo la Pentecoste, annuncia quello che è avvenuto e proclama la venuta dello Spirito secondo la promessa, alla domanda di tutti che cosa dobbiamo fare, risponde: prima pentitevi dei vostri peccati, poi vi sarà dato, dopo il battesimo, il dono dello Spirito. Però pentitevi innanzitutto dei vostri peccati. E si rilasciava così all'inizio della predicazione di Giovanni: convertitevi e fate penitenza. E all'inizio della predicazione di Gesù: convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Questo invito alla conversione ci viene da Maria, nostra madre. Ho chiesto un testo, il Signore mi ha indicato 13 di Luca, che proprio calza con quanto è avvenuto in questi giorni con il terremoto. Il Signore ci invita attraverso questi segni a una vita penitenziale. Non sono disgrazie di Dio, che Dio manda una disgrazia, no, perché ogni evento è grazia di Dio, però è una grazia in ordine alla conversione nostra. Comunque il Signore ha indicato questo testo. In quello stesso tempo si presentarono alcuni a riferirgli circa quei Galilei il cui sangue Pilato aveva mescolato con quello dei loro sacrifici. Prendendo la parola, Gesù disse loro: credete che quei Galilei fossero già più peccatori di tutti gli altri Galilei per avere subito tale sorte? No, vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. O quei 18 sopra i quali cadde la torre di Siloe e li uccise, credete che fossero più colpevoli di tutti gli altri abitanti di Gerusalemme? No, vi dico, ma se non vi convertite perirete tutti allo stesso modo. Cioè il Signore non manda le calamità perché siamo più peccatori degli altri. Le calamità naturali avvengono per tanti e tanti motivi. C'è l'evoluzione della nostra terra. Dio permette tutti questi incidenti, però tutto è provvidenziale, tutto è ordinato come fatto di Dio per la nostra conversione. Gesù risponde: non dovete pensare che ci sia stato un peccato o quelli erano più meritevoli degli altri dei castighi di Dio. No. Ma subito risponde: se non vi convertite, perirete tutti insieme.
per ben due volte. E allora è un invito alla conversione, è un invito a rivedere la nostra vita, è un invito che trova eco sempre nelle scritture, trova eco nei messaggi di Maria, nostra madre. E vogliamo inaugurare questo nuovo anno sociale con questo invito alla penitenza, alla conversione del cuore, la conversione dei costumi, a una vita veramente cristiana, per reagire contro la vita mondana che si infiltra in mezzo a noi. E chiediamo pertanto al Signore di accoglierci questa mattina, di irrorarci con l'acqua lustrale della Sua grazia e di darci così spazio di vera e fruttuosa penitenza in vista di una vita nello Spirito. Diceva Pietro, dopo riceverete il dono dello Spirito, perché questo dono non è soltanto per noi, ma per voi, per i vicini e per i lontani, per i vostri figli. Possiamo vivere la vita nello Spirito passando attraverso la penitenza, attraverso il battesimo di Gesù, dove esserci purificati dei nostri peccati. E allora questa mattina noi chiediamo perdono al Signore dei nostri peccati, il dolore dei nostri peccati. Chiediamo al Signore di convertirci e attraverso l'acqua lustrale, simbolo del battesimo che abbiamo ricevuto, ci carichiamo della grazia battesimale per orientarci verso lo Spirito, perché è lo Spirito che ci dà la vita, che ci fa vivere la vita dei figli di Dio. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, o Signore, questo sale, come ordinassi al profeta Eliseo di riunire, risanare l'acqua con il sale, fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati dall'incite del maligno e custoditi dalla presenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, o Signore, con il sopo e sarò purificato, lavami e sarò più bianco dalla neve. Il Signore sia con voi e con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, o Signore. Ecco come avvenne la nascita di Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, che era giusto e non voleva ripudiarla, decise di licenziarla in segreto. Mentre però stava pensando a queste cose, ecco che gli apparve un sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, perché quel che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Essa partorirà un figlio
e tu lo chiamerai Gesù, e infatti salverai il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo avvenne perché si adempisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: ecco, la Vergine concepirà e partorirà un figlio che sarà chiamato Emanuele, che significa Dio con noi. Parola del Signore. Dice il testo introitale per la nascita di Maria, perché da lei viene Gesù, il Salvatore, colui che porta la pace. Vogliamo riflettere sul primo testo della liturgia di oggi. Il Signore parla a tutti e dice: o Betlem di Efrata, da te mi uscirà colui che deve essere il dominatore in Israele. Le sue origini sono dall'antichità, dei giorni più remoti. E questa verrà quando colei che deve partorire partorirà, e allora il resto dei tuoi fratelli ritornerà ai figli di Israele. Colei che deve partorire è Maria, la madre per eccellenza, l'unica vera partoriente, colei che deve partorire in assoluto. Quando lei partorirà, allora la sorte degli uomini sarà mutata, perché il figlio partorito sarà la pace di tutti. Egli sarà da appascere con la forza del Signore, con la maestà del nome del Signore su Dio. Allora tutti abiteranno sicuri, perché egli sarà grande fino agli estremi confini della terra, e tale sarà la pace. Cristo viene a portare la pace. Anche altrove il Signore dice per bocca del profeta Isaia, quando annuncia la nascita del Salvatore: egli sarà la pace. In nome del Salvatore e pace. Pace cantano gli angeli sulla grotta del bambino, pace in terra agli uomini. Pace, dice Gesù, annunziata agli uomini, quando egli risorge, la pace sia con voi. La pace è fatta. Cioè la pace è legata a Gesù, come dono di Dio agli uomini. Un'idea che dobbiamo tutti sempre tenere nel fondo del nostro cuore, ed è al fondamento del sano pensare, del sano sentire e del sano operare da cristiani. La pace non è frutto dell'uomo, dobbiamo capirlo,
La pace duratura non si ottiene con la guerra. Dicevano i romani, se vuoi la pace, prepara la guerra. Così dicono i nuovi imperatori del mondo, che vogliono riportare la pace qui, sulla terra, combattendo il terrorismo, facendo guerra. La violenza partorisce violenza. Si può avere una tregua, ma non la pace. Gli uomini possono procurare la tregua, ma non la pace, con le armi. Con tutte le buone intenzioni, con la violenza, non si può imporre la pace. È bene che lo sappiano gli uomini, ed è bene che noi, profeti del Signore, diciamo la verità. E neanche la pace è frutto di convegni umani. Abbiamo celebrato in questi giorni, con grande successo, un convegno internazionale dei capi religiosi, i quali sono convenuti per chiedere la pace, per operare la pace. È bene che noi siamo riuniti tutti per chiedere la pace, siamo tutti riuniti per operare la pace. E in questo convegno internazionale ben riuscito, ben organizzato, si è pregato, non tanto, ma si è parlato molto di più, perché ognuno possa cooperare per ristabilire la pace sulla terra. Anche si è chiesto la pace al Signore, al Dio dell'universo, però non si è parlato in questo congresso di Gesù. Poco è risuonato il suo nome, quasi ignorato, quando la pace è Lui. Quando la pace scende dal cielo unicamente attraverso Lui. Le religioni possono concordare tra di loro, ma tante volte concordano sui principi generali, cioè su quei principi che sono nel cuore dell'uomo. Vedere un unico creatore, comunque sia il suo nome, avere un medesimo sentire, perché i doveri morali sono scritti nel cuore dell'uomo, fatto di immagine e somiglianza di Dio. Tutti possiamo convenire nel chiedere all'essere universale, all'essere supremo, la pace per gli uomini. Tutti possiamo convenire, e le religioni tutte possono trovarsi d'accordo su certi principi morali, che tutti possiamo condividere perché sono scritti nel cuore dell'uomo, scritti dal Dio, che è unico nel cuore dell'uomo. Ma non possiamo costruire il regno di Dio sulla terra, cioè la pace tra gli uomini, senza Cristo. Cioè la pace è dono di Dio, non è frutto di convergenze umane, né pacifiche né bellicose, né con la guerra né con le convenzioni umane si può produrre la pace. La pace è dono di Dio, che si ottiene anche con la preghiera. Tutti hanno pregato per la pace, ma la pace passa attraverso Cristo. Se non si accetta Cristo, che la risposta di Dio agli uomini, pace non si avrà. È Lui la pace, qui è detto. E finché tutte le religioni
che concordano in tutti i principi dell'esistenza di Dio, dell'unità di Dio, dei principi morali che sono scritti poi nel cuore dell'uomo, ma non accettano Cristo, cioè la pace, non accettano la risposta che Dio dà agli uomini. Voi gridate, chiedete la pace, io vi do la pace, rispondo alle vostre preghiere, e la mia pace è Gesù. Finché non riconosciamo Gesù, non avremo la pace, avremo la tregua, ma non avremo la pace. È bene che noi comprendiamo questa verità, non ci lasciamo abbindolare. La pace passa attraverso il riconoscimento di Cristo Signore, Figlio di Dio, unico Salvatore degli uomini. Se si elimina Cristo, se si vuole fare pace, convivenza senza Cristo, se si vuole una religione universale senza Cristo, noi sbagliamo strada. È bene che ci convinciamo di questo e che lottiamo perché Cristo sia riconosciuto come dono di Dio agli uomini. È vero che Cristo è pietra d'inciampo e divisione tra gli uomini, perché l'accettare Cristo comporta guerra, comporta divisione, ma è il prezzo che dobbiamo pagare affrontando la situazione e lottando perché Cristo sia riconosciuto dagli uomini, da tutti gli uomini, come l'unico Salvatore. Non possiamo venderci Cristo per ottenere la pace. Non possiamo così lavorare per avere la pace universale, né attraverso le guerre, né attraverso le convenzioni, né attraverso le pretese preghiere. Se eliminiamo Cristo, Figlio di Dio, colui che Dio ha dato come risposta agli uomini per avere la pace, Lui è la pace, Lui persona, è la persona di Gesù, che è la pace degli uomini. Se non accettiamo Gesù, Figlio di Dio, unico Salvatore, unica risposta data da Dio agli uomini, la pace potrà essere sempre lontana. Gli uomini potranno trovare tregua, o attraverso le armi, o attraverso le convenzioni, o attraverso le convenzioni umane, o attraverso tutte quelle arti che gli uomini possono inventare, ma non sarà mai una pace duratura, una pace vera, che è il frutto della giustizia, che è il rapporto di Dio con gli uomini e degli uomini con Dio, degli uomini tra di loro nella giustizia, perché la pace passa attraverso la giustizia, dare a ciascuno il suo, e prima che a ciascuno degli uomini a Dio, dare la gloria a Dio. Uno e trino a Dio che si è manifestato agli uomini attraverso Cristo, unico rivelatore vero della divinità agli uomini. Noi cristiani, noi illuminati dallo Spirito Santo, noi che abbiamo ricevuto il dono dello Spirito, il dono della luce, e dobbiamo illuminare gli uomini perché siamo luce del mondo, non dobbiamo scendere a compromessi per ottenere una pretesa pace. Noi dobbiamo sempre ribadire che la pace passa attraverso Cristo, perché Cristo è la pace degli uomini ed è un dono di Dio, non è frutto degli uomini la pace. Gli uomini possono tra di loro chiacchierare, possono combattere, possono confrontarsi, ma non potranno mai produrre la pace, non potranno mai produrre Cristo. Cristo è Figlio di Dio, dono del Padre, dato agli uomini, e la pace conseguente è il dono di Dio agli uomini attraverso l'accettazione di Cristo, della sua dottrina e del suo Spirito. Non avendo lo Spirito Santo, noi non potremo assicurare la pace, perché lo Spirito di Dio che assicura la pace agli uomini. Ebbene, fratelli e sorelle, che abbiamo le idee chiare su questo e non ci lasciamo facilmente trascinare da demagogie pseudo-cristiane, pseudo-religiose,
quando viene eliminato Cristo. Io mi sento questo dovere di sgolarmi, di perdere il petto, di perdere la voce, ma io dico che dove non c'è Cristo non c'è salvezza. E dico agli uomini di qualunque religione appartengono che debbono orientarsi verso Cristo, che soltanto attraverso Lui gli uomini possono trovare unità, pace, gioia, serenità, giustizia. Chiediamo allora al Signore questa mattina di aprire gli occhi, di non lasciarsi trascinare dagli uomini, dalle demagogie, che viene scritto nei giornali e propagandato dalla televisione. La pace è Gesù. La pace è Gesù. O accettiamo Gesù o non avremo mai la pace. Quel Gesù che del resto è in tutti gli uomini, perché dove c'è la verità, dice un lampo di Gesù, verità eterna, figlio di Dio, luce di ogni uomo che viene in questo mondo. Ma bisogna aprire gli occhi e aprire gli occhi degli uomini e riconoscere il Verbo in tutte le parti del mondo operante attraverso il suo Spirito. Cioè bisogna orientare gli uomini verso la luce che viene da Cristo, anche che questo Cristo non venga riconosciuto così di punto in bianco, ma orientare gli uomini e dire che è la verità che è Cristo che deve illuminare gli uomini, ed è nella verità che l'uomo può costruire la pace, nella verità che è Cristo. Io sono la vita, la via, la verità e la vita. L'unica via per la pace è Cristo, e l'unica vita pacifica è quella che procede da Dio attraverso Cristo, che è la verità. Fratelli e sorelle, uomini di buona volontà, chiediamo al Padre del Cielo che Cristo sia riconosciuto da tutti gli uomini, da tutte le religioni, che la verità che è seminata in tutte le religioni si faccia sempre più manifesta, si espliciti di più e acquisti un volto sempre più chiaro, che è il volto di Cristo, figlio di Maria, unica salvezza nostra. Amen. Non può conoscere Cristo se non è il Padre a chiamarlo, e nessuno può confessare che Gesù è il Signore se non nello Spirito Santo. Chiediamo allora al Signore in questo momento per noi, per i capi della terra, per i capi delle religioni, per tutti gli uomini, lo Spirito Santo, perché illumini gli uomini, e gli uomini illuminati dallo Spirito, mossi dallo Spirito, possono avviarsi verso Betlem di Efrata, da dove viene la pace. Invochiamo lo Spirito su di noi, sui capi delle nazioni, sui capi delle religioni, su tutto il mondo politico e religioso. Be.
Spirito di Dio, diffonditi su tutta la terra, illumina gli uomini fino ai confini del mondo, perché tutti abbiano la luce che è Cristo. Iurina noi e l'urai unis, mia noi e le ne sciuranini a noi, mia nuna mina corianina e sì, mia naro e la sciornare o ne iori ni ana marura ni no e di ani scere no chiara mina chiara e na io ni arura e ne ni anu scere mento sì anu ero ni nascera e non arriva ni anu. Io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Alleluia. Alleluia. Adesso vogliamo innestare la nostra preghiera e la preghiera per il mondo che giace ancora nelle tenebre. La tua luce risplende in Gerusalemme, la città santa, ma le tenebre ricoprono ancora la faccia della terra, come detto in Isaia 60. Signore, ti chiediamo che la tua luce risplenda nel mondo. Ti preghiamo per i capi delle nazioni. Ti preghiamo, Signore, per Bush, per Saddam, ti preghiamo per Blair, per i capi delle nazioni nelle cui mani stanno le sorte degli uomini, ti preghiamo per il Papa nostro, colui che svetta il vestito di Cristo e annunzia a tutti che la salvezza è in Gesù Signore, ti preghiamo per i vescovi perché facciano coalizione in Cristo, ti preghiamo per i sacerdoti perché aprono la bocca e siano tutti profeti di Dio, profeti di verità, ti preghiamo per tutte le classi sociali, per tutti i parlamenti nazionali, per il Parlamento europeo, per l'ONU, ti preghiamo per tutte le nazioni, per i responsabili nei diversi settori della pace universale. Ti preghiamo per il mondo politico, per il mondo sociale, perché nella luce di Cristo si ritrovi la via della salvezza, perché Cristo si è incarnato per noi e per la nostra salvezza ed è nato da Maria Vergine per salvare tutti gli uomini. Signore, noi ti preghiamo per tutte queste intenzioni, per la pace universale, per il riconoscimento di Cristo da parte di tutti gli uomini, e li preghiamo per tutti gli afflitti della terra, per tutti i tribolati a causa degli uomini, per tutti i disagiati,
per i poveri, gli ammalati, per i bambini che non hanno da mangiare, per i bambini che muoiono, per tutti i colpiti di AIDS, per tutti i colpiti di diverse malattie che infieriscono proprio nelle popolazioni più povere, perché tutti i poveri sono il tuo mistico corpo, o Signore Gesù. Ascenda questa preghiera nostra attraverso il tuo Santo Spirito al Padre. Amen. E il Padre dia per te, o Gesù. Amen. La salvezza a tutti gli uomini, la luce a tutti gli uomini, la verità a tutti gli uomini. E ti preghiamo poi per tutti i nostri casi particolari, ma innanzitutto per il mondo universale. Amen. Amen. Yeah.